Con Mister Tronconi, intanto iniziamo dalla partita di domenica. Il Figline ha osservato un turno di riposo. Domenica c'è la trasferta a Prato, il classico scontro testa coda. Intanto ci può fare una preview di questa partita. Ma è sì, una partita che in questo momento è molto difficile perché comunque veniamo da un turno di riposo e quindi c'è la possibilità che abbiamo appunto staccato un po' la spina a livello mentale, quindi bisogna riattaccarla subito dopo la vittoria, la bella vittoria contro la Rondinella. E Prato 2000 ha fatto un bellissimo risultato, un pareggio con la Rondinella proprio. E quindi anche loro si saranno rinforzati, avranno fatto mercato e quindi sarà sicuramente una sfida difficile dove il Figline ha tutto da perdere. Il Figline, dopo quello che è successo ad agosto, non era sicuramente attrezzato, o comunque sia. Non ci si aspettava sicuramente all'inizio di poter fare un campionato di vertice, non avevamo nemmeno una rosa ampia a tal punto da poter affrontare un campionato di 32 partite. Quindi ovviamente gli obiettivi erano ben altri, di ricompattare l'ambiente, di ricompattare il gruppo e di provare a mantenere la classifica. Poi, come ho detto all'inizio dell'anno, gli obiettivi ci si creano sul campo e sul campo siamo stati bravi a crearci obiettivi più alti. E qual è l'obiettivo adesso del film, se si può sapere? L'obiettivo adesso del Figline è quello di continuare quello che abbiamo fatto fino ad ora. Manca ancora 18 partite, quindi è ancora molto prematuro, c'è tantissimi punti in palio, però ecco, è quello di sicuramente dare continuità e rimanere nei piani alti. Allora, a prescindere che si gioca contro l'ultima in classifica, a me le partite prima delle feste sono quelle che mi fanno più paura di sempre. E così anche per domenica è una partita che, cioè, non è che mi fa paura, ma sono partite da prendere con le pinze. Noi poi veniamo da un turno di riposo, poi dopo ci sarà la sosta, quindi non è facile staccare, riprendere, ristaccare, insomma, una partita che sicuramente sarà complicata e dove dobbiamo andare a affrontarli. Per loro è un po' un'ultima spiaggia, andiamo a affrontarli per vincere come facciamo sempre. Come abbiamo detto sempre durante la settimana, questa è una partita difficile, una partita importante perché viene dopo il turno di riposo e prima della sosta, e poi tanto alla fine delle partite contano tutti e 3 punti, che si giochi contro la seconda o che si giochi contro l'ultima. Quindi alla fine noi dobbiamo entrare in campo per vincerle tutte, o comunque cercare di provare a vincerle tutte, e dobbiamo prenderla con le pinze perché è una partita che sicuramente sarà difficile e sicuramente ci metterà in difficoltà. Ecco, io sono arrivato da un mesetto qua a allenarmi, ho trovato un ambiente sinceramente sereno, ho trovato un gruppo unito e dove tutti vanno verso la stessa direzione e sinceramente io mi sono trovato benissimo con i ragazzi, la società e con lo staff e sono contento di essere venuto qua e non ho mai pensato alle vicende dello scorso anno.